Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, in questo capitolo andiamo a analizzare quelle che io ho chiamato linee geniali di John. E oggi voglio parlare di un brano che in realtà la linea basso è molto semplice, però credo che non esista alcuna persona al mondo che non abbia nelle orecchie questa linea. Si tratta di A Kind of Magic, dall'omonimo album, quindi siamo nel 1986 e John, prendiamo solo dei pezzetti, dei brani, altrimenti non viene un libro ma un mattone. Prendiamo i piccoli pezzetti e andiamo a analizzare nota per nota su quali accordi sono stati costruiti. Allora, il brano è stato scritto da Freddie. E gli accordi, diciamo, della parte che volevo prendere in esame sono Re maggiore, scusate, La maggiore. John inventa questa linea. Vedete, Re maggiore, La maggiore. Sfido chiunque a riuscire a non farsela rimanere in testa questa linea. Poi è un po', diciamo, varia un pochino durante il brano. Eccetera, eccetera. Cosa ha fatto? Praticamente su due accordi fa esattamente la stessa cosa, partendo ovviamente dalla tonica del relativo accordo, quindi sul Re suona, è una linea molto classica degli anni 70-80 di basso, parte dalla tonica appunto, suona tonica, sesta maggiore, in questo caso un si naturale, e la quinta o la quarta sotto, la naturale. Lentamente su la fa la stessa cosa, quindi la tonica fa diesis, sesta maggiore, e mi naturale, che è la quarta sotto la quinta. Se ascoltate anche l'esempio live a Wembley, è una linea molto efficace, anche un punto in cui rimane proprio da solo, quindi si sente molto bene, oppure anche quando c'è il lungo solo di chitarra di Brian May, lui non perde un colpo con questa linea, e quindi l'ho classificata come una di quelle linee appunto geniali. Quindi questa era la prima che mi è venuta in mente, non so se andrò in ordine alfabetico o casuale, ma trovate tutto scritto nel PDF e come sempre per qualsiasi domanda scrivetemi. Grazie mille, al prossimo video.